Buongiorno a tutti, sono Patrizia della Dolce Sport di San Donato. Questa è una lezione di Pilates posturale. Lavoreremo moltissimo con gli addominali, i glutei, tutta la parte centrale del corpo, miglioreremo la nostra postura. Per questa lezione ci serve un tappetino. Se lo avete, un elastico a fascia come questo. Se non avete elastico, potete usare un paio di vecchi Collant. Li fate doppi e li usate in questo modo. Ok, iniziamo. Ci portiamo alla fine del nostro tappetino, piedi bene paralleli larghi quanto le vostre anche, schiena bella dritta, guardo avanti, inspiro, ruoto la testa da un lato, fuori la torna al centro, inspiro, ruoto dall'altra parte, fuori la torna al centro. Cercate di mantenere la stessa distanza tra il mento e lo sterno per tutta la durata del movimento. Inspiro fuori dalla bocca, inspiro col naso. Ci fermiamo al centro. Manteniamo la distanza tra mento e sterno quasi come una piccola mela. La teniamo lì. Inspiro, salgo con le spalle verso le orecchie, fuori dalle ruote indietro. Inspiro, sollevo fuori la ruota indietro, spingo bene le scapole verso i taschini dei pantaloni e poi di nuovo sollevo, fuori l'aria, ultima volta e ci fermiamo con le spalle bene giù e le scapole che vanno verso i taschini dei pantaloni. Metto le mani sopra le anche, ginocchia leggermente rilesse, inspiro in arco la schiena, espiro, risucchio l'addome, appiattisco, inspiro in arco, sguardo avanti, fuori aria, risucchio, appiattisco, inspiro dal naso, espiro dalla bocca, in arco la schiena, porto il bacino avanti, pancia gonfia, espiro, sgonfio l'addome, appiattisco la schiena. Ora, sempre più piccolo, non in arco del tutto, non arrotondo del tutto, non in arco del tutto la schiena, come se avessimo un paio di jeans un po' stretti e un filo di curva dietro la zona lombare rimane, perché comunque le nostre curve fisiologiche della schiena sono mantenute in questo modo. Ok, prendiamo il nostro elastico, il nostro collant, lo inchiniamo giù le spalle, sguardo avanti, inspiro, sollevo le braccia verso l'alto, espiro, torno. Mi metto frontale così potete vedermi meglio. Le braccia bene a V, sguardo avanti, tengo bene l'addome. Braccia tese. Inspiro, sollevo, le spalle restano lontane dalle orecchie, le scapole infilate nei taschini dei pantaloni. Inspiro, sollevo, stacco anche i talloni, vado sull'avampiede, espiro, ritorno. Inspiro, sollevo. Mi raccomando, non andate proprio sulle punte dei piedi, mantenete tutto l'avampiede, tutta la parte anteriore del piede appoggiato. Solo il tallone si stacca. Spingo giù le spalle, inspiro, sollevo le braccia, tengo gli addominali, non in arco la schiena. Ci fermiamo su, talloni spaccati, giù le spalle, tengo l'addome fortissimo, fletto il ginocchio, sfioro col tallone il tappetino. Risalgo, cambio, un po' più dinamico, oh, oh. Tengo bene l'addome, spalle lontane dalle orecchie, delicati nell'appoggio, leggero, leggero, come se non volessimo fare rumore, chiniamo bene l'addome, oh, 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 ancora 4, ancora 3, ancora 2, fermiamo su, riappoggiamo i talloni, restiamo con le braccia sollevate, giù le spalle, inspiro, allungo bene la schiena al centro, fuori l'aria, schiaccio il fianco, ruoto, torno al centro, ruoto, premete bene il fianco, fate una leggera rotazione del busto, attivate bene i muscoli obliqui dell'addome, per intenderci i muscoli qua, inspiro, fuori l'aria,
proprio il sacro, raddrizzo bene la schiena, ma mantengo le ginocchia leggermente flesse. Inspiro, mi siedo sulla punta della sedia, elastico davanti al petto, tengo l'addome, guardo avanti, espiro, risalgo. Mi raccomando la schiena, allungo bene, come se un filo della nuca mi trasse in alto avanti e un filo dal sacro in basso e indietro. Inspiro. Scapole nella schiena dei pantaloni. Espiro. Mela sotto il mento. Ultimo. Ci fermiamo su, gambe leggermente flesse. Da qua, inspiro, allungo bene la schiena, mezzo giro, anzi un quarto di giro. Schiena allunga, mi allungo avanti, scendo in basso, ruoto. Salgo, raddrizzo bene, inspiro, cambio, ruoto, mezzo giro, un quarto di giro, mi allungo, scendo, risalgo, ancora, quarto di giro, allungo in avanti, scendo, schiena piatta, scendo, 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 faccio tipo le lancette dell'orologio, risalgo, inspiro, un quarto di giro, scendo, le lancette dell'orologio, giro, e resto su. Ok, ora da qui cominciamo, ci mettiamo bene davanti al tappetino, addome attivo, spalle lontane dalle orecchie e lentamente immaginiamo di tuffarci bene avanti, schiacciamo l'addome, l'ombelico verso la colonna, scendiamo vertebra per vertebra verso il basso. Arriviamo giù, mettiamo ancora un po' di più le ginocchia fuori, l'aria srotoliamo. Le braccia restano bene allineate con le orecchie. Inspiro, raddrizzo, schiaccio l'addome, fuori l'aria lentamente, scendo vertebra per vertebra. Flette le ginocchia, inspiro, fuori l'aria, srotolo, vertebra per vertebra, spingo avanti il gluteo, raddrizzo bene la colonna, guardo avanti. Ancora fuori l'aria, scendo. Rimaniamo giù, togliamo un attimo il nastro, camminiamo con le mani avanti, ci portiamo in vini pilates, le mani belle appoggiate che spingono sul pavimento, il bacino va verso l'alto, i talloni verso il basso, la testa tra le braccia, sguardo le ginocchia, resto qui, respiro, allungo bene la schiena il più possibile. E poi flettiamo le ginocchia, ci portiamo in quadrupedia, le mani bene sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Inspiro in arco la schiena, spingo le scapole verso i taschioni dei pantaloni, espiro arrotondo la schiena, schiaccio l'ombelico verso la colonna, verso il soffitto. Inspiro in arco, espiro arrotondo. Quando in arco la schiena porto maggiormente, sento maggiormente il peso sulle mani, sulle braccia. Quando arrotondo, sento maggiormente il peso sulle ginocchia, sulle gambe. Ok, ci fermiamo con le spalle che spingono un po' verso il basso, l'addome un po' verso l'alto, la schiena piatta come una tavola. Deve rimanere bella piatta. Immaginiamo di avere un vassoio sopra la nostra schiena che deve rimanere fermo. Da questa posizione spingo giù le spalle, inspiro, allungo il braccio, la gamba opposta, tengo bene gli addominali, espiro, ritorno, inspiro, allungo, espiro, torno, tengo bene l'addome, allungo bene il braccio avanti e la gamba dietro, il busto resta immobile, non si muove, schiaccio bene gli addominali. Inspiro, inspiro. Ora rimaniamo con il braccio destro e la gamba sinistra. Teniamo bene l'equilibrio, restiamo qui, respiriamo. Con le dita della mano destra descriviamo dei cerchietti. Senza muovere il resto del corpo, sguardo bene al tappetino.
cambio il giro. Ci fermiamo. Piccoli molleggi della gamba verso l'alto, tenendo bene anche fermi l'addome risucchiato. 4, 3, 2, ci fermiamo, riappoggiamo, sistemiamo bene l'equilibrio, cambiamo braccio sinistro, gamba destra, tengo bene l'addome, punta delle dita della mano che descrivono un cerchietto, respiro. Cambio il giro, non ruotate, non alzate le spalle. Ci fermiamo, braccio fermo, piccoli molleggi con la gamba. 4, 3, 2, down. Riappoggio, vado a sedermi sui glutei. Allungo bene la schiena, fronte a terra. Centrale la mettete dietro il piede, prendo con una sola mano, tiro bene l'elastico, pancia indietro, giù le spalle, guarda il tappetino, inspiro, allungo la gamba dietro facendo scivolare il piede sul tappetino e ritorno, attenzione, ecco, a non fare così, lasciare l'elastico e a tenere bene gli addominali contratti e non inarcare la schiena. Ok, e andiamo. 8, 7, tengo bene l'addome, 6, non inarco la schiena, 5, 4, 3, 2, ultimo e stop. Togliamo l'elastico dal piede, andiamo a sederci sui glutei e allunghiamo bene la schiena. Ok, riportiamo l'elastico dietro l'altra gamba col collo e afferrate con la mano opposta l'estremità dell'elastico. Okay, sistemate in modo da non far scivolare l'elastico. Ci portiamo in quadrupedia, addome attivo fortissimo, inspiro allungo, espiro torno, trascino la punta del piede, allungo e ritorno. Mi raccomando di non fare come me, fate attenzione, tenete bene l'elastico forte. Lo facciamo per 8 volte. Pronti? Via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, ci fermiamo, sfiliamo l'elastico, andiamo a sederci sui glutei, ci solleviamo un ginocchio, raddrizziamo bene la schiena, elastico o il collo davanti a noi, spalle lontane dalle orecchie, sguardo bene avanti. Da qui mantenendo la schiena ben allungata, inspiro, scendo, porto l'elastico teso sopra la testa, espiro, ritorno. Attenzione a non inarcare la schiena e non andarsi a sedere sui talloni, la schiena in allungamento. Inspiro, porto indietro, fuori l'aria, salgo. Inspiro, tengo bene l'addome. Ancora, sguardo bene avanti, mela sotto il mento, scapole, metà schiena dei pantaloni, addome strettissimo. Sento bene il lavoro sugli addominali, sui glutei e sui quadricipiti. Ancora 4. Ancora 3. Ancora 2. E sta. Ci sediamo lateralmente e portiamo le gambe avanti. Andiamo all'inizio del nostro tappetino.
importante che la schiena sia bella dritta. Prendiamo l'estremità dell'elastico o dei nostri collant, gomiti ben aderenti al busto, schiena dritta. Da qua inspiro, allungo bene la schiena verso l'alto, espiro, schiaccio l'addome, spingo dietro i gomiti, mi allungo in avanti, sguardo le ginocchia. Inspiro, raddrizzo. Fate attenzione a non sollevare le spalle, spalle ben lontane dalle orecchie, lavoro attivando bene gli addominali, spingendo indietro i gomiti. Inspiro, fuori l'aria. Sollevo la
identico punto. Ancora 4. Ancora 3. Ancora 2. Ultimo. E ci fermiamo, srotoliamo la schiena. Sfingo l'elastico, lo porto sotto entrambi i piedi, portiamo i piedi bene a tavolino. Quindi 90 gradi, prendiamo le estremità dell'elastico e le portiamo vicino ai fianchi. Gambe unite, le ginocchia spingono l'uno contro l'altra. Addome attivo, spazzettino piccolo dietro la schiena, giù le spalle. Inspiro lungo, le gambe avanti, se riesco non voglio più la punta del piede. Espiro, risalgo. Inspiro, fuori l'aria. Ancora. Inspiro, fuori l'aria. Tengo bene l'addome, rilarco la schiena, guardo avanti. Ancora. Ancora 4. Ancora 3. Tengo gli addominali, rilarco. Ancora 2. Ginocchia, mento sollevato dal petto, resto in questa posizione, tengo addome stretto stretto e da qui inspiro, allungo le gambe avanti, apro le braccia e espiro, torno senza inarcare la schiena. Ancora, inspiro, allargo, espiro, torno, di nuovo, inspiro, espiro, continuate, tenete bene gli addominali, giù le spalle, oltre le orecchie. Ancora 4. Ancora 3. Ancora 2. Tenete, dai, forza. L'ultimo. E stop. Riappoggio la testa. Gomiti vicini al fianco, guardo il soffitto. Da qua. Schiaccio l'addome e sollevo il sacro. Tenete bene gli addominali. Schiacciate l'addome. Questo è il primo esercizio. Tengo bene l'addome e ci aiuta, è propedeutico, cioè ci prepara all'esercizio che seguirà. Se non riuscite a fare l'esercizio dopo, continuate con questo. Schiaccio l'addome e sollevo il sacro. Chi se la sente, schiaccia, rotta la schiena, stende le gambe e parte indietro. Inspiro, espirando lentamente, ritorno, gambe a tavolino. Inspiro, fuori l'aria, stendo indietro, espiro, fletto le ginocchia quando arrivano al petto, srotolo, le riporto a tavolino. Inspiro, fuori l'aria, allungo, il peso resta sulle spalle, non va sul collo. E poi lentamente ritorno con le gambe a tavolino. Ancora, fuori l'aria e ritorno. Ok, ci fermiamo qui. Rimaniamo con una gamba sola dentro l'elastico, stendiamo l'altra gamba a terra, allunghiamo il braccio corrispondente alla gamba a terra e ruotiamo sul fianco. Ok, spalle anche sono sulla stessa linea, pancia bene dentro, se tenete correttamente l'addome avrete sempre un piccolo spazio sotto il fianco. L'elastico lo impugniamo con la mano della gamba nell'elastico e lo tiriamo bene al fianco, il gomito stretto stretto. La testa comodamente appoggiata sul braccio, inspiro, sollevo, espiro, scendo. Inspiro, allungo il piede, sollevo, espiro, scendo. Tengo bene gli addominali, inspiro, sollevo, espiro, scendo. Sollevo. Scendo, sollevo, ci fermiamo con la gamba sopra sollevata, parallela a quella sotto, tengo bene l'addome, inspiro, piccolo calcio avanti, fuori l'aria, piccolo calcio indietro, senza inarcare la schiena resta ferma. Immaginate una parete dietro di voi, dovete rimanere aderente alla parete, non inarcate la schiena. Ancora 4,
meno sale. Scendo. Cambio, giro sempre, tendo addome, stretto, stretto, spalle anche ferme, allineate, non in alto. E poi richiudiamo, flettiamo, sfiliamo col collo anche l'elastico, mano davanti al petto, ci portiamo a sedere. Portiamo un'estremità dell'elastico sotto il sedere e l'altra estremità sbuca dalla parte della gamba flessa indietro. Una gamba flessa avanti, una gamba flessa indietro. Sollevo il braccio opposto alla gamba flessa avanti che impugna l'elastico. Inspiro, mi allungo verso l'alto e espiro, inclino, allungo bene il fianco e ritorno. Potete tranquillamente flettere, appoggiare il gomito del braccio a terra, ma il braccio disteso sopra la testa rimane bello teso, bello dritto. Giù le spalle, ancora 4, ancora 3, ancora 2 e stop. Andiamo dall'altro lato, in l'altro piede, infilo bene, prendo le estremità, portiamo sul fianco, spalle anche ben allineate, addome attivo, spazio sotto il fianco, inspiro, sollevo, espiro, scendo, inspiro, sollevo, espiro, scendo, inspiro, espiro, senza dondolare l'anca superiore rivolta verso il soffitto, guardo avanti, ci fermiamo su, piccolo calcio avanti, piccolo calcio indietro. Inspiro, tengo bene l'addome, fuori l'aria. Giù le spalle, lontane dalle orecchie, addome attivo, non in alto la schiena. Ancora 4. Ancora 3. Ancora 2. Ancora 3, allungo bene, ancora 2,